Bonsoir à vous toutes et à vous tous, merci de votre présence. Gigi l'a rappelé, une présence si nombreuse qui nous donne de la force, qui nous donne de l'enthousiasme. Et après la réunion de Phoenix, l'Assemblée, plus de 450 personnes ont voulu se déplacer pendant les vacances de Noël pour écouter nos propos, nos explications, nos idées. Une Assemblée qui a transmis de l'enthousiasme, aussi un climat qui pour nous était très positif, car à part l'intensité, il y a eu du débat. Et probablement, nous n'étions plus habitués au débat. Il y a eu environ 25 interventions, et nous étions nous-mêmes un peu surpris par cette volonté de dialoguer, de parler, de discuter. C'est quelque chose qu'on a perdu. C'est un peu l'endrimé à Val d'Otène, comme l'a défini le sénateur Dujan, qui nous a dit, compliment, vous avez réveillé un peu cette endrimé. Et donc, quelque chose de bon déjà, il y a eu à Phoenix. Mais votre participation, cette présence, les témoignages de ces jours, de ces semaines, l'enthousiasme, aussi les idées que vous nous proposez, que vous nous avez proposées, c'est quelque chose qui nous a touchés. Même vos sentiments, ceux qui nous ont témoigné leurs sentiments pendant ces semaines, eh bien pour nous, ça a été vraiment de la force et de l'énergie. Et puis ce soir, encore une présence massive. Malgré, encore une fois, les invitations à ne pas participer, les chaleureuses invitations à ne pas être présents ce soir, eh bien, encore une fois, une présence massive. Et donc, c'est un signal, qu'il y a une envie de participer, une envie qu'on avait probablement perdue, enfin, sûrement perdue, une envie de partager qu'on avait oubliée, ou probablement qu'on nous avait fait oublier. Il y a bien évidemment la curiosité pour un nouveau projet politique, il faut se le dire. Mais il y a une envie aussi de construire ensemble un chemin qu'on va essayer ce soir de vous illustrer. Mais surtout, et ça c'est un élément fondamental, il y a l'envie de changer. Et voilà le premier élément de ce projet politique que nous vous présentons ce soir. Cette envie de changer. Un projet de reconstruction unioniste, nous l'avons appelé. Car les mots-clés sont justement reconstruire pour changer ou changer pour reconstruire. Car nous voulons reconstruire sûrement en partant des choses bonnes, il faut le dire, qu'il y a. Et nous voulons changer ce qui ne marche pas. Et à Phoenix, nous avons essayé d'expliquer ce qui ne marche pas et surtout nous l'avons partagé avec la communauté, avec la base, avec vous-même. Maintenant, il y a une partie nouvelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va construire ou reconstruire. Mais c'est un parcours qu'on a essayé de dire que c'est un parcours obligé, car il y a des principes, et surtout des principes très importants comme la liberté, qui malheureusement n'existent pas toujours. Et donc qu'il faut reconstruire. Il y a des valeurs qui existent à l'intérieur d'un mouvement auquel nous avons appartenu, mais qui aujourd'hui, dans la pratique, dans l'action quotidienne, ne se matérialisent pas. Et que donc il faut sauver ces principes. Mais il faut les reporter dans une autre maison, une maison commune des Val-d'Otène. Car ces principes sont au-dedans de nos cœurs, sont dans nos cœurs, sont dans nos personnes, sont dans les personnes qui, encore en Valais d'Aoste, croient dans certains principes. Des principes qui ont été abandonnés ou perdus et auxquels nous ne renoncerons jamais. Et ça, c'est le premier engagement qu'on veut aujourd'hui apporter devant vous tous, mais même devant les personnes qui ne sont pas présentes ce soir, qui nous ont témoigné leur envie d'être présents et d'être présents à l'avenir. Et cela pour un seul objectif, pour défendre les intérêts réels. Pas d'autres intérêts.
Donc cette direction qu'on a perdue, il faut la retrouver. On a essayé de l'expliquer, on a essayé de dénoncer une situation, mais ce soir, cette reconstruction qui est nécessaire pas seulement parce qu'on a perdu la direction, mais parce qu'on a perdu aussi l'âme. Ce qui animait le peuple, la communauté, faisait croire dans quelque chose, surtout dans la politique et dans les institutions. Bien, il suffit de parler avec les gens aujourd'hui, il n'y a plus cet enthousiasme qui animait le peuple. Et qu'on verra ce soir dans certaines photographies qu'on a voulu utiliser expressément pour rappeler cette participation qu'il y avait autrefois autour de la politique. Politique dans l'intérêt des citoyens. Donc aujourd'hui, nous devons rebâtir. Quelqu'un dit qu'on veut diviser. Non, on veut réunir. C'est quelque chose de très différent. On veut réunir et pour réunir, on doit rebâtir, reconstruire ce qui ne s'est pas concrétisé ou qui, disons le mieux, dans ces derniers temps, a été dissipé. Donc quelqu'un aujourd'hui nous accuse de vouloir détruire. Probablement c'est quelqu'un d'autre qui est en train de détruire. Et malheureusement, on ne veut pas le voir. Cercherò di parlarvi oggi di questa ricostruzione, del cantiere che abbiamo cercato di mettere in piedi assieme ad un gruppo che oggi, al di là delle persone che già note e conosciute, che hanno già solcato gli interventi di FENIS, si affiancheranno a altre persone che ci stanno aiutando in questo percorso di condivisione. Intanto il primo elemento di questa ricostruzione, di questo cantiere in corso, è un metodo di approccio diverso, che è il primo elemento che porta con sé questo progetto. Cioè non un'impostazione verticistica, che noi abbiamo fortemente criticato, che stiamo combattendo, ma una visione, una condivisione, una costruzione in corso che parta dalla base, che con la base si confronti e che possa costruire questa casa comune dei valdostani partendo da un'interazione con ciò che sono le sensibilità, quelli che sono i sentimenti della nostra base di riferimento, ma non solo, delle persone che si sono proposte, che si propongono e che si proporranno per aiutarci in questo cammino che sicuramente non è facile, ma che è sicuramente entusiasmante, perché c'è tanto entusiasmo e fermento sul territorio. E noi sin d'oggi, sin d'ora, vogliamo ringraziare queste persone, le persone che in queste settimane ci stanno aiutando, quelle più giovani, quelle meno giovani, con un gruppo d'azione, con un gruppo dei giovani abbiamo cercato di costruire delle cose che oggi vi saranno presentate, ma anche affiancati da persone che con l'esperienza hanno saputo e con il loro giudizio, con la loro saggezza, aiutarci in questo cammino. Quindi il primo elemento è sicuramente un metodo di lavoro diverso. Il secondo elemento è che stiamo cercando di costruire, poi lo vedrete nei principi, un movimento aperto. Oggi assistiamo alle stanze chiuse del potere, della politica, ne abbiamo parlato in questo periodo, dove a petit comité si decidono le cose, salvo poi all'esterno non poterne parlare o parlare solamente delle cose di cui si è autorizzati, filtrate, interpretate. Oggi c'è uno stacco tra la comunità e la politica, tra la gente e le istituzioni, e soprattutto nelle stanze chiuse del potere si decidono cose che assolutamente non sono di interazione con la comunità e quindi non sono portatrici, non parliamo delle lobby, ma degli interessi veri della comunità. Quindi un secondo elemento che noi stiamo cercando di imbastire, che sarà anche determinante, che contraddistinguerà questo progetto per il futuro, è di essere una casa comune, ma anche una casa comune aperta alla comunità. Movimento aperto, confronto, e un movimento che già dai suoi primi passi, e dalle riunioni che abbiamo cercato di organizzare con queste persone, per essere un po', per recepire quelle che erano le istanze, un movimento dove ci sia una reale libertà di espressione, innanzitutto, e poi di azione. Reale, che ci sia confronto, diversità di vedute, possibilità di avere anche delle visioni di forme diverse, che poi ci sia una sintesi, non a colpi di maggioranza, ma sicuramente attraverso una discussione che poi possa recepire ciò che è poi una linea d'azione che sicuramente è più forte se condivisa. Il lavoro è sicuramente più difficile, più gravoso, però i risultati sono sicuramente migliori. Un altro elemento che
fa parte di questo progetto è il rinnovamento. Un rinnovamento che possa dare la possibilità alle intelligenze, ai giovani, ai tanti giovani che spesso abbandonano la nostra valle. Noi siamo favorevoli a questo aspetto se poi questi ragazzi, questi giovani ritornano. Si stanno avvicinando a noi tantissimi giovani che avevano perso un po' di fiducia in un certo modo di agire in politica e che oggi hanno voglia di impegnarsi, spesso per la prima volta, mettendo la loro intelligenza a disposizione di questo progetto. E questo per noi è qualcosa di molto importante. Quindi un'azione che tenga in conto la meritocrazia, i giovani che siano valorizzati e che ci sia, tanto l'esperienza di cui parlavamo, sicuramente un forte rinnovamento che oggi il momento non solo impone, ma del quale si necessita tutti per avere linfa e forze e energie diverse. Quindi un binomio di esperienza e di rinnovamento che possa essere concretamente utile alla comunità. Quindi questa casa aperta, dove abbiamo incontrato delle persone che sono disponibili ad aiutarci, è una casa in costruzione che ha dato dei primi frutti. Oggi vi presentiamo una prima parte che è importante, perché è una parte di forma che diventa sostanza. Il primo scoglio che dovevamo affrontare era la denominazione, quindi il logo, il marchio, come denominare un progetto. Bisogna anche dire che eravamo partiti con certe idee, ma che poi il territorio ci ha indicato un'altra via. E anche questo è partecipazione, anche questo è confronto, anche questo è saper ascoltare ciò che la base chiede. Perché per la base, per la gente, noi poi dobbiamo amministrare, e siamo già deputati a farlo, ma soprattutto nei confronti e per rispetto di queste persone, noi dobbiamo costruire un progetto che parta sicuramente dal nostro cuore, ma che sia anche interprete delle sensibilità e che sia collimante con queste sensibilità. Quindi sulla denominazione Gigi l'ha anticipato, noi siamo unionisti da sempre e questo nessuno non ce lo può togliere, nessuno, l'abbiamo ricordato a Phoenix, tantomeno ce lo può togliere chi è un arrivato dell'ultimo minuto. E quindi noi questo valore molto importante l'abbiamo voluto mantenere, perché noi ci vogliamo denominare Unione Valdotene, perché l'Unione Valdotene è dentro di noi, perché noi nei principi che sono scritti sugli statuti fondativi dell'Unione Valdotene, noi in quei principi noi crediamo, chiaramente vanno attualizzati, però oggi, al di là delle guerre legali che qualcuno ha annunciato, che tra l'altro sono guerre che si sono già ritrovate nella storia e che non hanno anche poi portato a grandi risultati. Al di là di questo, noi abbiamo voluto ascoltare la base e usare una denominazione che appunto andasse intanto a ricalcare i colori della Valle d'Aosta, il rosso e nero, il leone, e la denominazione di un movimento che ha semplicemente perso la via e che oggi va ritrovata in un'altra casa comune. E poi una parola che è stata citata, che è la parola progressista. Progressista sta a significare sicuramente una connotazione politica, noi siamo autonomisti e progressisti, questo sa la Sandia, ma anche quando parlavo di attualizzazione, quando si parla e si parlava di messaggio moderno, di attualità, di una società che vuole progredire e quindi di un progetto politico che promuove il progresso, lo sviluppo culturale, sociale e democratico della comunità, in questo caso della Valle d'Aosta. Quindi credo che possiamo vedere l'elaborazione grafica che già è stata anticipata nei giorni scorsi dagli organi di informazione. È un leone moderno, il tempo passa e forse aveva bisogno anche lui di un po' di brio, di essere rispolverato in altri termini. L'Unione Valdotene progressista, tra l'altro, rievoca e evoca in Valle d'Aosta un messaggio forte che qualcuno, tra l'altro, ci ha autorizzati ad utilizzare, vorrei che questo sia chiaro,
perché un gruppo di giovani all'epoca costituì l'Unione dell'Hotel Progressista. Oggi abbiamo Ettore Marcò, che è l'ultimo di questi depositari dell'Unione dell'Hotel Progressista, che moralmente e non solo appoggia questo progetto, quindi noi di questo lo ringraziamo. Siamo pronti anche ad affrontare le azioni eventuali che qualcuno ha annunciato, perché noi moralmente, con i nostri principi, con i nostri ideali, e supportato da chi l'Unione del Hotel Progressista l'aveva creata, con uno spirito non passeista, ma in questo caso noi vogliamo riprendere un messaggio di attualità che già in quegli anni, ricordo gli anni 70, che per l'identità valdostana sono stati fondamentali, gli anni dei Santo Pitirel, gli anni dove si sono salvaguardati i principi dell'identità culturale, della cultura popolare, che per anni e in certi anni come quelli era stata vista un po' come una cultura di serie B, e che invece certi movimenti popolari come l'Unione del Hotel Progressista hanno saputo incarnare, e che noi oggi ritroviamo chiaramente in fase in chiave attuale, ma troviamo come principio e come volontà di cambiare le cose appunto in senso progressista. Quindi io ringrazio anche i ragazzi che hanno lavorato sia alle elaborazioni concettuali al territorio, anche alle elaborazioni grafiche. Come si sviluppa questo progetto? Beh, intanto è un progetto politico che è aperto a tutte le persone, l'abbiamo citato nel documento di Fenis. Abbiamo citato Valdotene d'origine d'adozione. Oggi la Valle d'Aosta ha un'identità che è un'identità territoriale. Che cosa significa sentirsi valdostani oggi? Significa sentirsi di appartenere ad un luogo fisico, e questo non avviene spesso. Non in tutti i posti del mondo ci si sente di appartenere ad un luogo fisico, geografico. Noi ci sentiamo di appartenere ad un luogo fisico, che è la Valle d'Aosta. Quindi tutte le persone che si riconoscono in questo territorio, nelle sue radici ma anche nella sua modernità, in un momento di attualizzazione di un'identità tradizionale, bene, queste persone che credono nella Valle d'Aosta, in questa Valle d'Aosta, sono le destinatarie di questo progetto politico. Quindi crescita, sviluppo della Valle d'Aosta, progresso, unionisti che si sono allontanati dal movimento, giovani che non vi si avvicinano spesso se non per interessi o opportunismo, persone nuove che hanno bisogno di ritrovare la fiducia nella politica e soprattutto in chi incarna la politica oggi, con metodi, con comportamenti diversi. Quindi un movimento progressista, rinnovamento nella tradizione, apertura nell'identità, quel famoso localismo di cui spesso parliamo e che abbiamo cercato di applicare in campo culturale. Noi vogliamo dei giovani, una società che sia aperta verso il mondo, l'Europa, l'inglese, le nuove tecnologie, ma che non dimentichi mai la nostra storia, il passato, l'identità, le tradizioni. Questo è essere progressista, essere moderno oggi. E poi fare ritrovare questa fiducia alla gente, fiducia che, bisogna dirlo, oggi si è un po' persa, ma non ci si chiede mai perché la gente non ha più fiducia nella politica. Si banalizza, e quindi anche qui atteggiamenti diversi. Ritrovare questa fiducia da parte della gente per chi interpreta la politica. E poi un progetto che sia capace di interpretare questi cambiamenti che oggi esistono, che bisogna governare effettivamente. Parlare al cuore della gente con linguaggio semplice, diretto, e soprattutto, questo ci teniamo a dirlo, un progetto alternativo a certi metodi che sono degenerati, che abbiamo denunciato non solo a Fenis ma in questo periodo e non solo, e soprattutto che non condivide un uomo solo al comando, condivide sì una visione con degli uomini, dei personaggi forti, ma no la visione di chi da solo decide tutto e per tutti. Quindi oggi cercheremo di abbattere queste frontiere tra la politica e la comunità con metodi e azioni politiche diversi, con atteggiamenti conseguenti, a servizio della gente e non per servirsi della gente. Quindi con una nuance che non è indifferente, mettendo in pratica i principi e i valori che sono dentro di noi e dentro le persone che vi aderiranno, per riportarli in questa casa comune.
Dobbiamo anche dire che qualche piccolo risultato questo progetto, che è ancora nascente, l'ha ottenuto. Oggi si è iniziato a parlare di primarie. A 2 ore dalla riunione di FENIPS è arrivata la proposta all'interno del Movimento dell'Unione d'Otteno per proporre queste primarie. E a parte che le primarie dei soli iscritti fanno un po' ridere, nel senso che un movimento che ha circa 2.000 iscritti a fronte di 33.000 voti dovrebbe anche chiedersi che stallo e che stacco c'è fra l'adesione, che è qualcosa di importante ad un movimento, e i famosi simpatizzanti, chi comunque simpatizza in senso reale per questo movimento. Queste primarie per soli iscritti non hanno la funzione che dovrebbero avere, le primarie vanno aperte. Personalmente sono andato a votare per le primarie del PD, ovviamente non ne sono venuti a conoscenza, altrimenti avrebbero effettuato un altro processo, ero ancora assessore, quindi in tempi non sospetti. Io non sono andato a votare per il PD, sono andato a votare Renzi, perché andando a votare Renzi votavo il cambiamento e volevo lanciare un messaggio a quel movimento di riferimento che se avessero scelto Renzi avrebbero probabilmente potuto abbracciare anche una fase di elettorato, una fascia di elettorato lontana dalla loro, non il sottoscritto sicuramente, ma era un messaggio che si lanciava. E come me, tanti unionisti, tanti valdostani sono andati a votare Renzi alle primarie o sono andati a votare le primarie. Quindi oggi i messaggi di apertura che dovrebbero provenire dal movimento sono messaggi diversi. Altro risultato che probabilmente abbiamo ottenuto, adesso dalle ultime notizie pare sia stato scaricato un alleato che più ha fatto discutere, soprattutto nelle persone che sono qui e che all'epoca si erano anche opposte ad un certo progetto politico. Peccato che appena qualche giorno prima di questo annuncio si è tenuto un congresso che non ha parlato assolutamente di questo. E quindi forse dopo un mese e mezzo di silenzio qualche risposta, sia sulle primarie che su queste alleanze, noi le avremmo ascoltate volentieri. Meglio tardi che mai, e quindi questa nostra operazione di rinnovamento della politica, qualche risultato al di là di Twitter, perché Luciano su Twitter c'è da molto tempo, non crediamo che il dialogo passi solo attraverso quello, però qualche messaggio quando i buoi erano scappati probabilmente è arrivato. In conclusione, al di là dell'operazione di facciata, noi crediamo che, e speriamo, che si ritorni a parlare dei problemi della gente, di occuparci delle istanze della comunità, di lavorare per il bene comune e non per altri interessi. E noi attraverso questo progetto che divide, che qualcuno ci dice che divide, ma che noi diciamo che appunto riunisce, vogliamo dire che anche se siamo accusati di distruggere l'Unione Valdotena, qualcuno si deve rendere conto che sono altri che la stanno distruggendo. E in questo momento c'è una grande operazione di mutazione genetica per entrare all'interno di quel movimento, anche non condividendo i principi, per impossessarsene e per avere altri figli. E quindi noi crediamo che possiamo guardare a questi unionisti delusi, nel senso di allontanati o lontani dal movimento, ai giovani che appunto non si sono più avvicinati in questo progetto alternativo, fatte di persone, e questo vorremmo sottolinearlo, che non fanno della loro bandiera l'ambizione a poltrone, perché le poltrone le hanno abbandonate, le stanno abbandonando o le abbandoneranno, e quindi questo noi vogliamo ribadirlo forte e chiaro. Quindi anche inutili polemiche su questi argomenti non ci troveranno in qualche modo partecipi ad risposte che noi cercheremo di dare con i fatti. Quindi noi cerchiamo semplicemente di proporre un progetto che ha a cuore la Valle d'Aosta, gli interessi dei valdostani, quelli reali appunto, e soprattutto con l'impegno e la promessa che lavoreremo come abbiamo fatto nei nostri ruoli, nelle nostre funzioni, con umiltà, cercando di apportare e di portare non solo i nostri ideali, ma anche le nostre
semplici capacità a servizio della comunità nei vari settori dove, se avremo la possibilità di lavorare, noi lo faremo, ma sicuramente essendo vicini alla gente e lavorando per la gente. Viva la Valle d'Aosta e viva il nome del Comune.